professione agricola, è vero, è una professione agricola come vogliono far crederci, però la difesa, l'agricoltura, cioè va tutelata, perché non è, cioè vanno curate le acque, sappiamo tutti quello che sta succedendo sulla, sul nuovo tratto della 156 a ridosso delle, dei pozzi alle Sardellane. Ma la 156 è quella che parla di questo problema, se io fossi cittadino del Rivento mi sarei incazzato, cioè è pieno di se vuoi più. Se io ogni volta ero al Rivento sbaglio, mi trovo la via. Discorso dei pastori che non ci sono più, tra
tra l'altro poi ci vediamo i fenomeni che sono abbandonati, no? Gli animali che pagano per le strade in maniera insicura, insomma, no? Allora questo aspetto come può essere canalizzato? Con un piano di sviluppo socio-economico che noi purtroppo non abbiamo, o se lo abbiamo, lo abbiamo da dare. Là c'è l'opportunità, io mi sono battuto tantissimo sul discorso, lo sai, sul discorso provinciale, sul piano di sviluppo socio-economico, proprio per poter vedere quali sono i migliori settori, e ce l'abbiamo i migliori settori. Noi abbiamo delle grandi potenzialità, sia oggi sotto gli occhi di tutti, insomma, la famosa battuta che fece nello scorso, tutti quanti i ristoranti sono pieni, insomma, no, quindi se i ristoranti sono pieni non è un discorso, è perché ci sono delle eccellenze, no? Dal punto di vista diciamo enogastronomico, quindi i vini, i prodotti della terra che sono agganciati ad un possibile sviluppo dell'agro alimentare, dell'agro delle strutture ricettive, però manca un piano organico, quindi la natura si sta difendendo un po' da sola più che lo stiamo difendendo noi. L'aumento dove c'è, proprio per necessità, c'è che ci sono molte famiglie, stanno diventando degli imprenditori, per necessità, perché non c'è lavoro, e quindi stanno imprendendo, stanno facendo delle attività, e molti lavori che sono i più umili, dalle patate alle coltivazioni, non lo so, qua per esempio io sapevo da un'indagine che era stata fatta qualche anno fa da Alessandro Grossi, tutto quanto un settore degli indiani che stanno di fatto scalzando, hanno di fatto scalzato tutti quanti i nostri coltivatori, quindi da questo è un settore, oppure tutta la crisi del settore edilizio, e con i centri storici che invece sono pressoché quasi abbandonati, per riportare pure dentro queste cose, delle attività all'interno, no? Discorso degli alberghi diffusi, quindi mettere a disposizione. Non è che possiamo aspettare che queste nostre zone, che comunque sono un privilegio, succede quello che sta succedendo in Toscana, che vengono gruppi potenti, o come sta succedendo questa questione, anche se c'è un lato positivo e un lato negativo, ma prosegue, si sono acquistati 30 stabili proprio per poter fare una serie di attività. Non è che vengono le lobby americane, canadesi o altre lobby e acquistano, o russi o cinesi, e acquistano interamente i centri storici e se li ristrutturano e li giocano a immagini e somiglianze. Noi stiamo perdendo, stiamo facendo poco per essere in un tessuto amministrativo di sistema, come si suol chiamare, tutti insieme, per poter dare una opportunità diversa a questo territorio. Potenzialmente c'è. Forse stiamo facendo poco per difenderlo, ma più che difenderlo, lo si difende attivando un volano di sviluppo economico legato a questi locali, e bellezze ce ne sono. Basta pensare, insomma, che noi abbiamo un perno fondamentale che è l'Ilva, che è un attrattore eccezionale, cioè abbiamo le città preromane che sono un altro attrattore, ci sono i centri storici, c'è tutto quanto un sistema di fortificazione delle strutture medievali che è bellissimo. La Fossa Nova e Valdicciolo, che sono anche là, insomma, no? delle fonti interessanti. Però per esempio, no? Se viene il pellegrino che gli piace camminare, va alla stazione di Cisterna, va alla stazione di Fossa Nova, alla stazione di Latina, non trova un orario dei pullman che ci collegano. Allora da questo punto di vista va fatto anche un salto di qualità, proprio per poter, tra l'altro adesso che hanno svuotato tantissimo la linea ferroviaria Roma-Napoli di questo settore, che hanno riversata tutta sull'alta velocità, quello è un territorio che ha l'alta velocità, che ha l'autostrada eccetera, noi potremmo trasformarla in un collegamento metropolitano con un centro così importante come Roma, 5 milioni di abitanti. Questo stiamo perdendo noi, lo ha perso la provincia proprio interamente perché non ha saputo, lo stiamo perdendo noi proprio come comunità, ma perché siamo un po' divisi. Quindi negli anni 70, negli anni 80 c'era un'aggregazione, c'era un consorzio delle biblioteche, il sistema museale, il discorso delle scuole comuni, cioè tutto quanto il discorso delle scuole e l'università che poteva essere collocata all'interno di queste
legandole proprio a questi settori di sviluppo, insomma, no? Noi abbiamo perso tutte quante queste, l'abbiamo sfasciate tutte, l'abbiamo sfasciate. Adesso bisogna ricostruire, e per ricostruire, secondo me, solo attraverso la tutela ambientale, non ci stanno altre strutture. E la cultura, perché oggi, purtroppo, con i telefonini e con il discorso delle droghe, ci stiamo perdendo proprio l'intera generazione. È una visione mia questa dell'area. Siamo, insomma, andati un pochetto fuori dal tema centrale. Le trivelle ci vanno, perché anche qui c'è queste storie sono tutte trivelle. Eh sì. Poi mi avrebbe da dire, tu hai disegnato un quadro che negli anni 80, forse anche fino all'età 90, avrebbe messo questo blocco all'interno di questa provincia così diverso dalla zona del mare, così diverso dalla zona.